Ciao a tutti, nel video di oggi vi mostreremo come realizzare una torta di compleanno senza glutine e latticini. Andiamo a vedere insieme come prepararla. Per prima cosa ho preparato due stampi da 20 cm di diametro. Ho ritagliato due dischi di carta da forno della stessa dimensione, tracciandone la circonferenza con una penna. Ho spennellato gli stampi con dell'olio vegetale, può essere di semi di girasole o di vinacciolo. Dopodiché ho posizionato i dischi di carta da forno sulla base degli stampi e ho spennellato nuovamente. Infine ho infarinato gli stampi con della farina di grano saraceno. Per la crema ho pesato 1,2 kg di patate dolci, circa 5, le ho sbucciate sotto l'acqua fredda perché tendono a scurirsi in fretta. Dopodiché le ho tagliate a rondelle e le ho fatte bollire in acqua abbondante per una mezz'oretta dal bollore. Dovranno essere ben cotte. In una ciotola ho unito 350 g di farina di grano saraceno, 150 g di zucchero, 50 g di cacao, una bustina di lievito in polvere per dolci e 3 g di sale. Ho mescolato il tutto e ho messo da parte. Separatamente ho unito gli ingredienti liquidi, quindi 6 uova, 230 ml di latte di mandorle, 150 g di margarina vegetale ammorbidita, ma va benissimo anche l'olio vegetale. Ho mescolato bene tutti gli ingredienti, dopodiché li ho incorporati negli ingredienti secchi. Ho mescolato bene il tutto con una frusta fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Ho distribuito l'impasto negli stampi, circa 580 g per ogni stampo. Dopodiché ho infornato nel forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 20 minuti. È molto importante non cuocere troppo l'impasto per evitare che asciughi. Trascorso il tempo di cottura, ho rimosso le torte dagli stampi ed ho fatte intiepidire appoggiandole su una gratella. I dischetti di carta da forno potete conservarli per altre torte in futuro. Con un coltello da pane ho rimosso la cupoletta fino a rendere piana la superficie della torta. Nel frattempo le patate dolci hanno cotto, le ho scolate e fatte raffreddare completamente. E poi le ho aggiunte in un frullatore per ottenere una purea finissima e senza grumi. Le mie si sono scurite un po' troppo nel frattempo, ma potete stare tranquilli perché questo non influirà sul sapore finale e nemmeno sul colore una volta aggiunto il cioccolato. Ho unito quindi 300 g di cioccolato fondente sciolto a bagnomaria, ho mescolato il tutto, dopodiché ho aromatizzato con una fialetta di rum. Ho mescolato il tutto e poi ho preparato la bagna con 200 ml di acqua, un cucchiaio di zucchero e nuovamente una fialetta di rum per un sapore più intenso. Ora possiamo assemblare la torta. Su un disco dorato da pasticceria ho aggiunto un cucchiaio di crema e poi ho adagiato la prima base, in questo modo la torta rimarrà fissa sul disco. Con un cucchiaio ho distribuito la bagna su tutta la base e poi ho continuato con uno strato abbondante di crema. Vi consiglio di distribuirlo con una sac à poche per essere più precisi. Ho appoggiato anche la seconda base con la parte tagliata verso il basso e ho distribuito la bagna rimanente. E infine ho aggiunto un ultimo strato di crema.
Ho completato con della crema anche ai lati e ho glassato tutta la torta in modo uniforme. Potete aiutarvi con un tarocco oppure con una spatola. Ho tritato 100 g di cioccolato fondente e l'ho fatto sciogliere completamente a fiamma dolce insieme a 70 ml di latte di mandorle. Poi ho versato la ganache sulla torta appoggiata su una griglia con un piatto sotto. Ho fatto raffreddare completamente la ganache nel frigo per circa 30 minuti. Dopodiché ho decorato con dei ciuffi di crema rimanente utilizzando una sac à poche con bocchetta a stella. Infine ho guarnito i ciuffi con delle nocciole. Ecco, la nostra torta di compleanno è pronta per essere gustata. Spero che questa torta vi sia piaciuta. Ricordate che nella descrizione del video potete trovare tutte le alternative anche per gli altri gruppi sanguigni. Ci vediamo nel prossimo video, grazie a tutti!